tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. È avvenuta la messa in posa delle luminarie natalizie. Per qualcuno rappresentano un costo superfluo per la cittadinanza, per qualcun altro invece è giusto che vengano installate per valorizzare le festività natalizie. Lei che cosa ne pensa? Ma secondo me non so neanche come rispondervi veramente, però vedere la prima volta così, vedere certe cose come stelle così mi piace però a me. Quindi lei dice comunque non va a gravare sul mio bilancio. Io abito in una casa popolare, non ho lavoro né niente, per cui non so come rispondere, ecco. Io bilancio proprio no, perché vivo giorno per giorno. Le piace che la città sia illuminata per le feste? Sì, come sempre sì, perché Voghera è sempre stata bella. Sì. Qualcuno dice che le luminarie sono in realtà il simbolo dell'aspetto più commerciale del Natale invece che l'aspetto religioso. Cosa ne pensa? Come Natale io vedo sempre le cose belle, perché sempre bello, visto Voghera bella, a parte che come tutte le altre, anche non è solo Voghera ma anche altre città, penso che sia proprio così. Ma io penso che sia giusto che vengano installate, anche perché è il periodo natalizio e quindi significa anche un po' forse ripensare anche all'importanza di questo evento così importante che è la Natività, la nascita di Gesù, quindi potrebbe essere anche un modo per riflettere. Sì, è vero che sono l'emblema del consumismo, però un elemento può anche portare a riflettere, a ragionare, a meditare. Per il resto per me va bene. Devo dire che io non sono residente a Voghera, per cui le tasse le pago altrove, ma penso che tutti i cittadini di Voghera apprezzino questo, l'esempio, la luce, la luminosità e la festività che lasciano gli ornamenti natalizi. Luminari natalizi soltanto nel centro storico o è giusto anche in periferia? Beh, naturalmente anche in periferia assolutamente, perché le periferie sono molto importanti, vanno coinvolte. E naturalmente è necessario anche nelle periferie. Io sono sicura che la periferia deve essere rivalutata e quindi lo sostiene anche Renzo Piano, che è molto più autorevole di me, perciò penso che anche in periferia sicuramente. Le luminarie rappresentano un costo superfluo per i cittadini oppure è giusto che vengano installate? Ah, è giusto che vengano installate, però dovrebbe essere a carico del comune, perché comunque io che sono una proprietaria di un negozio, con tutte le tasse che paghiamo, quindi contribuiamo al mantenimento del comune, quindi non è giusto che dobbiamo pagare noi, ecco. Però è giusto che ci siano, dovrebbe però il comune pensarci. È giusto che ci siano perché? Perché insomma Natale è bello così, insomma, che ci sia un'area di festa, almeno qualcosa. Sia nel centro storico che nelle periferie oppure solo nel centro storico? Centro storico, sì.